Spotify, Apple Podcasts, whatever. Today, I brush my teeth so hard that, like, my gums are receding. Like, sono tornata. Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Sono molto felice di darvi il bentornato. Come state? Spero vada tutto bene. Io sto benissimo, sono super zen. Sono rientrata da un'estate molto più tranquilla rispetto alle estati precedenti. Io ho passato un mese con il mio ragazzo a girare un po' per l'Italia. Siamo andati in Sicilia, in Liguria e nelle Marche. E poi ho passato 2 settimane bellissime con la mia migliore amica ad Alghero, come sempre. Una garanzia. Queste marmitte! Non se ne esce mai. Comunque sto benissimo, sono super felice che sia settembre. Come ben sapete è uno dei miei mesi preferiti, perché mi stufo della nullafacenza e mi viene quella voglia di ricominciare, tipica di questo mese. Quindi sono anche qua per infondervi un po' di energia positiva e darvi la carica giusta per ricominciare. Sono molto curiosa però di sapere che cosa avete fatto voi quest'estate, dove siete andati, come avete trovato questi mesi. Io, come vi dicevo prima, appunto, cioè è stata sì estate ma neanche troppo. Innanzitutto cioè, è volata via veramente in fretta. E poi comunque tra tutte queste norme è stato diverso, è stata un'estate diversa sicuramente. Non per questo brutta, ma diversa. Ho passato tantissimo tempo a leggere quest'estate, ho riscoperto questa passione che in realtà durante l'anno non riesco tanto a portare avanti, perché studiando raramente mi viene voglia di aprire un libro e continuare a leggere, ma quest'estate mi sono impuntata, ho iniziato a leggere Harry Potter come se non ci fosse un domani. Mi sono data questa sfida personale. A proposito di libri, volevo ringraziare tutti quelli di voi che quest'estate hanno letto Quasi Settembre. Lo so che ora è già settembre, ma se volete siete ancora in tempo. Non c'è un mese né un periodo per leggere questo romanzo che ho scritto io. E grazie di cuore a tutti quelli che l'hanno letto. Grazie mille a tutti quelli che mi hanno mandato dei messaggi dicendomi se gli era piaciuto, se non gli era piaciuto, cose che hanno trovato interessanti e quant'altro. Davvero significa tantissimo per me e sono stata estremamente felice di vedere che il mio lavoro sia stato apprezzato da così tante persone, quindi vi ringrazio di cuore. E se invece volete leggerlo e siete curiosi, sappiate che lo trovate in tutte le librerie, oppure vi lascio il link dove acquistarlo su Amazon. Bene, chiusa piccola parentesi Quasi Settembre, magari un giorno vi racconterò com'è stato tutto questo processo di scrittura, che non ne ho ancora mai parlato approfonditamente, potrei fare una puntata di un podcast. Detto questo, io mi sono sparata agli Harry Potter, sono arrivata al Calice di Fuoco, sono quasi a metà. Vorrei arrivare ai Doni della Morte entro ottobre, speriamo di farcela, anche se ora che sono a Milano si è un po' rallentato il ritmo di lettura. E niente, sono qua solo per dirvi bentornati, non vedo l'ora di tornare con i video, di pubblicare di nuovo, di condividere i podcast con voi. Basically Rea tornerà, non preoccupatevi, tornerà prestissimo e sono molto contenta. Speriamo che quest'anno vada bene, il 27 inizierò l'università. Ora non so se voi avete già iniziato la scuola, chi di voi a scuola. In tal caso buon rientro tra i banchi, spero che quest'anno vi porti tante cose belle, tante soddisfazioni. E per chi deve iniziare l'università, teniamo duro. Io devo iniziare il secondo anno.
Però sono bravissima perché ho dato tutti gli esami del primo, quindi non ho dovuto dare niente a settembre e sono strafelice di questa cosa. Vorrei che capitasse anche quest'anno, cioè come obiettivo di quest'anno universitario è non lasciare nessun esame indietro. Speriamo, bisogna lavorare duro, ma ce la si può fare. Già che ci sono, come sempre, accettasi suggerimenti, se volete lasciare nei commenti delle idee, dei video che vorreste vedere, delle cose di cui vorreste parlare assieme a me, io vi invito a commentare, a lasciare tutto. Ah, ricordo anche l'esistenza del mio canale Telegram, che vi lascio sempre nell'info box, se volete partecipare, unirvi a questa chat. Detto questo, che bello essere qua. Grazie mille di tutto, sono molto felice e ci vediamo la prossima settimana. Un bacio, vi amo, ciao!